Salve a tutti, buongiorno. Io sono Andrea Serra, sono responsabile in Engine Soft dei prodotti di simulazione in ambito electronics. Benvenuti a questo webinar in cui parleremo di come è possibile utilizzare la simulazione numerica per fare valutazioni di compatibilità elettromagnetica. In questo webinar farò una brevissima introduzione sulle attività che sono svolte da EngineSoft in relazione alla simulazione. Parleremo poi di aspetti chiave che sono utili per caratterizzare i sistemi al fine di avere una consapevolezza del comportamento di un prodotto dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica. Vedremo quali sono questi strumenti di analisi e progettazione. E vedremo anche una serie di esempi relativi a emissioni radiate, emissioni condotte e uno relativo alla bulk current injection. EngineSoft è una realtà italiana con una copertura completa del territorio nazionale e fornisce prodotti, servizi di consulenza e di formazione relativi agli strumenti di simulazione numerica in tutti gli ambiti della fisica. Il tutto in contesti di personal tutoring e affiancamenti di formazione che sono dedicati alle esigenze dei clienti. Qual è la relazione tra EngineSoft e la multinazionale americana ANSYS? EngineSoft è Elite Channel Partner ANSYS, che è il livello più alto di relazione col quartier generale dell'azienda di Pittsburgh ed è l'unico in Italia. Consideriamo che ce ne sono circa 14 in tutto il mondo, Elite Channel Partner, su un totale di circa 400 distributori. E i nostri team tecnici e commerciali sono costantemente aggiornati e certificati sui prodotti. EngineSoft svolge regolarmente seminari dal vivo e tramite web come questo, sui temi che sono più rilevanti in ambito industriale. Nel contesto electronics, i più recenti e quelli futuri in programmazione, sono visibili anche in questa slide. Parliamo velocemente, brevemente di compatibilità elettromagnetica con una provocazione. Sicuramente la compatibilità elettromagnetica non è un problema, o perlomeno non è il problema. Le problematiche che stanno al di sotto del cappello della compatibilità elettromagnetica principalmente sono di power e signal integrity e sono figlie di fenomeni fisici, cioè accoppiamenti ed emissioni che avvengono tra le parti, parti che sono parti fisiche, parti di segnale, ovvero antenne, appunto linee di segnale, tracce e piani delle schede PCB, componenti dei circuiti. Nei webinar precedenti abbiamo mostrato come sia possibile caratterizzare queste parti e questi componenti dal punto di vista prestazionale e anche dal punto di vista di power e signal integrity. È stato svolto per esempio un seminario relativo alla progettazione, al dimensionamento delle antenne, al loro posizionamento e allo studio della copertura. Ne è stato svolto uno sulla power e signal integrity, verticalizzato su schede PCB per la caratterizzazione in termini prestazionali. È stato svolto un'analisi di sistema per il calcolo, per l'estrazione dei parametri parassiti di una scheda PCB e la sua implementazione in un'analisi complessa in cui si tiene conto, oltre che della scheda di controllo, anche delle caratteristiche del motore, delle caratteristiche dell'alimentazione dell'amplificazione, della definizione del sistema di misura delle emissioni condotte. Ne è stato svolto uno anche in ambito interferenza a radiofrequenza. Tramite una simulazione di sistema che mostra appunto quali componenti si disturbano tra loro. Nello sviluppo di un prodotto elettronico che contiene dei componenti elettronici, una delle fasi precedenti al rilascio è quella della certificazione. I fenomeni che vengono quantificati tramite misura sperimentale rientrano un po' tutti sotto il cappello di compatibilità elettromagnetica e i test più comuni che sono soggetti a normativa sono quelli di emissione radiata e condotta, per i quali è necessario un setup di misura complesso e specifico. È necessario, per esempio, avere una camera anecoica e una strumentazione certificata. L'allestimento e il funzionamento di questi sistemi richiede dei tempi medio-lunghi e anche dei costi di una certa importanza. L'output che si ottiene da questo tipo di sperimentazione è solitamente una serie di grafici sugli spettri di emissione, come quello che vediamo in questa figura.
che ci dà un'informazione di tipo pass or fails, senza darci indicazioni specifiche sui meccanismi di generazione o di propagazione del fenomeno. In pratica manca sempre un'informazione, soprattutto di visualizzazione, di come le parti di un dispositivo sotto test abbiano condizionato le distribuzioni di tensioni, correnti e campi elettromagnetici, che poi effettivamente si sintetizzano in un grafico di questo tipo. Se mettiamo insieme queste considerazioni su tempi e costi, sulla conoscenza anche del prodotto ottenute da questi report, risulta ovviamente necessario ridurre al minimo il numero delle iterazioni in camera anecoica e bisogna cercare di andare appunto a fare le misure sperimentali con una piena consapevolezza del funzionamento del prodotto. La simulazione numerica tramite la costruzione di un prototipo virtuale consente di modellare gli aspetti funzionali di un prodotto in un contesto operativo reale, in cui possiamo anche quantificare e visualizzare, dicevo, le grandezze elettriche e elettromagnetiche in vari contesti. Lo possiamo fare nei domini spaziali tridimensionali e bidimensionali, così come lo possiamo fare nei domini circuitali. Lo possiamo fare in regime armonico e lo possiamo fare in regime transitorio temporale. La potenza della simulazione numerica consiste nel poter legare in maniera bidirezionale questi domini diversi, quindi domini fisici e domini circuitali. Questo per guardare il problema da due punti di vista. Da un lato possiamo immaginare di sollecitare un modello fisico con le reali eccitazioni che derivano da un sistema circuitale, che derivano appunto da alimentazioni, controlli, segnali di dati e via di seguito. Dall'altro, lavorando in un ambiente di tipo schematic, possiamo immaginare di caricare un modello circuitale con una black box derivante dal calcolo degli elementi parassiti e che derivano appunto dal comportamento elettromagnetico e degli accoppiamenti elettromagnetici del dispositivo. Cerchiamo di identificare schematicamente qual è il meccanismo di una generica emissione. Sicuramente sono necessari due elementi. Il primo è la generazione di un segnale tempo variante che contiene componenti armoniche nelle bande di interesse, e questi ovviamente possono essere segnali informativi, possono essere segnali di controllo e clock, possono essere segnali relativi a un'elettronica di potenza. Il secondo elemento è un substrato fisico che possa consentire a tensioni e corrente armoniche, diciamo, di essere condotte, di propagarsi o di essere irradiate. In queste categorie rientrano sicuramente le antenne, ma ovviamente linee di trasmissione, componenti a microonde, le schede PCB con le tracce, i piani, con le loro tracce e i loro piani. Le antenne ovviamente sono radiatori intenzionali, nel senso che vengono dimensionate affinché l'eccitazione fornita in ingresso sia trasformata in un'onda elettromagnetica. Gli altri sono radiatori non intenzionali, per cui la loro implementazione fisica deve essere fatta in modo da evitare questo tipo di fenomeno. Dal punto di vista della simulazione numerica, però, radiatori intenzionali e non intenzionali vengono trattati allo stesso modo, cioè gli strumenti calcolano i campi generati dalla struttura e poi sta al progettista, all'analista, attribuire loro il corretto significato e quindi interpretare questo risultato. Modellare contemporaneamente questi due elementi consente di mettersi in una condizione di reale funzionamento del dispositivo, ovvero un dispositivo acceso, alimentato e operativo. Andiamo direttamente sugli strumenti per vedere qualche esempio. Una breve descrizione del semplice device under test che analizziamo oggi è una piccola scheda PCB che però contiene tutti gli elementi che sono significativi per una valutazione di questo tipo. Esistono, per esempio, delle NET, esiste un chip integrato i cui terminali sono connessi a NET di alimentazione e di ground. Esistono delle NET di segnale da utilizzare, per esempio, per un clock o per una generica informazione. Esiste la presenza di un connettore che è in grado di portare tramite un cablaggio queste NET verso l'esterno. Ok, andiamo sullo strumento per andare a vedere qualche esempio. Questa è l'interfaccia dell'Electronic Desktop, ovvero è la piattaforma in cui possiamo modellare geometricamente delle strutture tridimensionali o bidimensionali per andare a risolvere un problema di tipo elettromagnetico.
In relazione all'argomento di oggi, faccio notare una novità, ovvero la presenza nella libreria del prodotto di alcuni modelli tridimensionali che sono predefiniti, ne carichiamo per esempio uno, in ambito compatibilità elettromagnetica. Per esempio, quello che vediamo e che rivedremo dopo anche in un esempio, è un modello predefinito in cui abbiamo la descrizione fisica semplificata di alcuni elementi che servono per una valutazione di bulk, di emissioni condotte, per esempio. Questi oggetti che modelliamo tridimensionalmente, che possiamo disegnare, le cui geometrie possono anche essere importate da un modellatore esterno, sono caratterizzati in termini di proprietà dei materiali. Resterà da assegnare una serie di eccitazioni per andare a calcolare i risultati che desideriamo. L'approccio è combinato con una simulazione circuitale in cui possiamo andare a combinare, a creare appunto un circuito di pilotaggio del sistema a seconda della sua funzionalità. Iniziamo a parlare però di emissioni radiate. Anche questo dispositivo under test semplificato può essere provato tra i modelli che sono a disposizione. Dicevamo prima, per calcolare le emissioni di un qualunque oggetto, a prescindere che sia un'antenna o che sia una scheda PCB come quella che vediamo, sono necessari due elementi. Una è la geometria con l'assegnazione di tutti i materiali, l'altra sono le eccitazioni d'ingresso. In questo contesto, le eccitazioni possono essere definite, le eccitazioni possono essere definite dall'utente, per cui abbiamo la possibilità di assegnare ampiezza e fase in funzione della frequenza delle ampiezze a ciascuna delle porte che abbiamo definito. In questo contesto, le porte che abbiamo definito sono tre, sono due connesse, diciamo, definite sui pin di segnale che dall'integrato vanno verso le corrispondenti nette e una per l'alimentazione appunto dell'integrato. Il contenuto informativo delle sorgenti ovviamente è un segnale in funzione della frequenza, quindi uno spettro, diciamo. Questi spettri possono essere calcolati in questo stesso ambiente in uno scenario di tipo circuitale. Dopo aver analizzato il modello tridimensionale, possiamo portare questa black box in un dominio circuitale e connettere ai pin di questa black box per esempio, le sorgenti differenziali da utilizzare come segnale differenziale, le sorgenti connesse a ciascuno dei pin, possiamo decidere di terminare altre porte nella maniera più opportuna. Ricordo, e questo è l'aspetto più importante, che la caratterizzazione di questa black box include tutti gli aspetti elettromagnetici, tutti gli aspetti fisici che sono risultanti dall'analisi elettromagnetica del componente e che, per esempio, possono essere rappresentati sotto forma di parametri S. Tornando nel dominio circuitale, l'operazione semplicissima da fare è un tasto destro sulla black box, fare push excitations e i dataset di eccitazione che utilizziamo nel solutore di campo elettromagnetico sono automaticamente generati dallo strumento. Per cui, risolto il problema, possiamo andare a rappresentare tra i tanti output che possono essere generati per questo sistema tridimensionale, che possono essere per esempio distribuzioni di campo vicino, di campo lontano, possiamo rappresentare i guadagni, possiamo rappresentare i piani su tanti piani, su tante superfici, possiamo andare a rappresentare anche un emission test. Un emission test è un grafico, un output predefinito del prodotto che, per esempio, va a rappresentare il massimo del campo elettrico su una sfera di raggio opportuno in funzione della frequenza. Questo è uno degli output che possono essere ottenuti nella misura sperimentale in camera anecoica. In realtà, nella camera anecoica, la misura sperimentale che viene fatta, chiedo scusa, la misura sperimentale che viene fatta è una misura sperimentale che assomiglia molto più a una rappresentazione di questo tipo, ovvero abbiamo la presenza di un device sotto test e abbiamo la presenza di un'antenna ai cui terminali andiamo a misurare una tensione che risulta dall'accoppiamento elettromagnetico
tra il device sottotesto e l'antenna, in altri termini, misura il campo elettromagnetico che è irradiato dal device sottotesto. Una differenza importante che abbiamo tra la simulazione numerica e la misura sperimentale è che le condizioni che sono ricreate nella camera anecoica, ovvero quella di simulare lo spazio aperto e isolare i disturbi dall'ambiente circostante, dal punto di vista numerico, è garantita da delle formule matematiche che garantiscono appunto la radiazione nello spazio aperto e sicuramente non ci sono disturbatori esterni. Quindi, nella simulazione di un setup di misura sperimentale, quello che dobbiamo andare a fare è andare a misurare la tensione ai morsetti di questa antenna. Questa operazione può essere fatta a seconda di quello che richiede la normativa, facendo ruotare il device sottotest sulla sua opportuna piattaforma sul piano azimutale, spostando le posizioni dell'antenna in quelle che sono indicate le normative, e stessa cosa vale per le distanze. Ricordo che il modello geometrico può essere completamente parametrizzato al fine di, come vedete, sono definite anche alcune variabili per questo progetto, al fine appunto di esplorare l'effetto dei valori di queste variabili. Il sistema circuitale che costruiamo per un sistema fisico di questo tipo è analogo al precedente. Abbiamo una black box che però ha una porta in più, che è quella, è la porta dell'antenna di misura che poi andiamo a terminare su uno specifico carico. Il risultato che vogliamo ottenere da questa misura è il calcolo dello spettro della tensione ai morsetti dell'antenna, che può essere rappresentato in maniera molto semplice anche nel dominio risolvendo il problema circuitale in questo modo. Qui vediamo per esempio tutti gli spettri di tensione ai morsetti dell'antenna al variare della rotazione del device under test sul piano di azimuth. Come vedete, ciascuno di questi valori è corretto a titolo di esempio con un fattore di antenna che sappiamo serve per correggere tutte le eventuali attenuazioni della catena di ricezione. E con un semplicissimo post-processing che va a cercare per ogni frequenza il massimo tra questi grafici, possiamo andare a rappresentare il risultato finale, che è proprio questo, il risultato delle radiated emissions, esattamente analogo a quello che abbiamo visto per il device sottotest analizzato singolarmente e che rappresenta in maniera più fedele alla misura sperimentale, o meglio più simile dal punto di vista geometrico alla misura sperimentale, il risultato del calcolo di un'emissione. Chiaramente possiamo, così come quello che succede in realtà nella fisica, possiamo andare a aggiungere complessità al sistema. Per esempio, possiamo andare a valutare cosa succede quando le linee di segnale sono connesse a dei cavi che in questo esempio sono portati verso il carico, ma sono disconnessi dal carico, quindi sono lasciati aperti, floating. Possiamo anche immaginare poi di aggiungere degli elementi fisici che possono rappresentare gli stabilizzatori di rete, possiamo aggiungere dei cavi che rappresentano per esempio l'alimentazione del circuito integrato e della scheda e il ritorno verso massa sempre dello stesso elemento sottotest, fino a raggiungere infine possiamo modellare qualunque elemento che in realtà utilizziamo anche nella camera anecoica, quindi un tavolo di misura e tutta una piattaforma di misura. Qual è il corrispondente sistema circuitale di questo schema? Beh, è simile ai precedenti, nel senso che esiste una black box con una serie di porte, alcune di queste sono connesse in maniera analoga alla precedente, le nuove sono rappresentate dalle terminazioni dei cavi che vanno verso il carico del device, e da una sollecitazione, ovvero dall'alimentazione che è fornita tramite un elemento circuitale che è questo che vediamo qui. Questo elemento circuitale delle LISN è anch'esso un elemento di libreria. Quello che vediamo ora è l'help del prodotto in cui sono descritte le funzionalità di questi elementi che sono già definiti a livello schematic in base alle normative a cui si riferiscono. Questi tipi di elementi sono anche modificabili, per cui se è possibile customizzare, è possibile creare la propria LISN in base al proprio setup di misura che si vuole riprodurre. Quindi, dopo aver portato la
importato la black box con i parametri S in questo schema circuitale, quello che si fa è procedere in maniera analoga a quello fatto in precedenza, quanto fatto in precedenza, e misurare lo spettro della tensione ai morsetti dell'antenna. Ora, per vedere qualche grafico e confrontare qualche grafico, andiamo a rappresentare gli spettri di emissione dei quattro casi che ho, no, che ho brevemente descritto. Dai quali richiamiamo alcune informazioni che potevamo ovviamente prevedere. Per esempio, che il device da solo irradia, genera un'emissione di livello sicuramente inferiore agli altri casi, fino al modello, vedete il modello del sistema più complesso, quello in cui è presente anche il tavolo di misura, passando per due valutazioni intermedie che sono quelle relative alla presenza dei cavi, cavi non terminati e cavi terminati. Come vedete, la modellazione della parte fisica che ha cambiato il livello di emissioni, perché in questo caso noi non abbiamo assolutamente modificato niente relativamente ai segnali che sono generati dall'integrato, quindi ai segnali differenziali. L'unica cosa che è cambiata è la parte fisica, nel senso che abbiamo deciso di aggiungere degli elementi ter e terminarli in maniera, nella maniera più opportuna. Vediamo un semplice esempio utilizzando sempre i modelli di libreria del prodotto di emissioni condotte. Anche qui la metodologia è esattamente la stessa. Le porte, diciamo, del device under test sono connesse o a un carico per quanto riguarda l'informazione o a un'alimentazione che proviene dalla LISN, e il cavo di ground in questo caso, per esempio, è connesso localmente al ground fisico che stiamo misurando. Anche questo è un sistema con a 6 porte, ovviamente, connesse opportunamente agli elementi circuitali. Quello che dobbiamo fare ora non è tanto valutare uno spettro di tensione sui terminali di linea, ma dobbiamo valutare uno spettro di tensione a questa porta qua della LISNA, che è la porta del ricevitore dello stabilizzatore e che è il terminale al quale si va a. Nel quale si va a misurare appunto lo spettro di emissione condotta, quindi le emissioni generate dal dispositivo che vanno verso la rete. Beh, il risultato è uno spettro di questo tipo, è analogo a quello che abbiamo visto in precedenza. Lasciamo un attimo da parte emissioni radiate e condotte, e vediamo un esempio relativo alla bulk current injection. Il test relativo alla bulk current injection prevede di iniettare un disturbo sui cavi di alimentazione e segnali informativi, anche cavi informativi del dispositivo sotto test tramite un probe. Questo per vedere appunto se il funzionamento del dispositivo, in che modo il funzionamento del dispositivo è impattato da questo disturbo. Per fare questo tipo di operazione si usa un substitution method, ovvero si deve prima calibrare il probe in modo che il segnale in onda continua, eventualmente modulato, che iniettiamo nel probe e che va a generare la corrente sul cavo, sia tale appunto che la corrente generata sul cavo rispetti una certa maschera. Questo lo facciamo in maniera preliminare con un modello in cui andiamo ad analizzare solo il probe, modello in cui dal punto di vista fisico, come abbiamo fatto finora, andiamo a caratterizzarlo dal punto di vista, per esempio, dei suoi parametri S. Dal punto di vista circuitale, lo connettiamo opportunamente alle sue terminazioni, per cui terminazioni a 50 ohm sulle quali andiamo a misurare la corrente che viene indotta, che viene generata. Il problema in fase di calibrazione è definire quali sono le ampiezze di queste sinusoidi che alle frequenze che sono specificate dalla normativa, in grado di generare un profilo di corrente, quella che andiamo a misurare con questo probe, che rispetti appunto una certa maschera. Questa cosa l'abbiamo fatta con un'ottimizzazione, perché questi strumenti hanno anche strumenti di ottimizzazione, il cui obiettivo appunto era determinare il valore di
queste quantità A con 1 o A 400 che rappresentano appunto le ampiezze dell'eccitazione. Definite queste A con 1, utilizzeremo questi valori di ampiezze nei modelli circuitali in cui andremo ad alimentare il probe. Dal punto di vista fisico, le porte definite in questa analisi sono le stesse che abbiamo visto negli esempi precedenti, con una sola differenza, e che è questa. In corrispondenza delle net di alimentazione e di ground, abbiamo predisposto la presenza di due porte per aggiungere un elemento di un choke che serve appunto a ridurre i disturbi sulla rete di alimentazione che sono dovuti appunto dall'iniezione del probe. Ora, dal punto di vista circuitale, andiamo a vedere come possiamo agire. Ecco, questa è la black box che abbiamo importato dal modello fisico, e andiamo a vedere cosa ci possiamo costruire intorno. Prima di tutto va fatta una premessa: possiamo lavorare in ambiente circuitale sia in regime armonico, quindi lavorare in funzione della frequenza, sia in regime transitorio, temporale. Vediamo prima un esempio nel caso del regime armonico. In questo esempio cosa abbiamo fatto? Abbiamo alimentato il probe con appunto una sinusoide a frequenza variabile nella banda di interesse con le ampiezze generate nella fase di calibrazione, e abbiamo terminato tutte le altre porte su un carico opportuno. Quello che possiamo andare a rappresentare, per esempio, sono le correnti che vengono indotte su ciascuna porta, questo chiaramente in funzione della frequenza, cioè sono le ampiezze delle correnti indotte su ciascuna porta. Allo stesso modo lo possiamo fare, per esempio, possiamo andare a calcolare quindi la tensione sul pin dell'integrato di VDD, il pin di alimentazione fondamentalmente. E questo è il corrispondente spettro della corrente sullo stesso pin. Dicevo prima che avevamo predisposto la presenza di ulteriori pin nella black box in modo da poter utilizzare un componente per la mitigazione di questo disturbo. Questo componente inserito a livello circuitale è un componente che è stato importato a partire da una sua caratterizzazione fornita dal produttore. Avremmo potuto anche simularlo dal punto di vista fisico, estrarne un parametro che contenga le informazioni relativamente agli accoppiamenti e ai parametri parassiti, appunto, e importarlo in questo circuito come abbiamo fatto per la black box di tutto il sistema fisico. Sempre a titolo di esempio, andiamo a vedere il risultato dell'utilizzo del choke, che chiaramente va a ridurre le ampiezze delle tensioni che sono indotte sulla rete di alimentazione. Cambiamo dominio e passiamo adesso a un dominio fisico. In un dominio fisico il problema circuitale lo possiamo caratterizzare, possiamo, lo possiamo utilizzare appunto per valutare delle altre quantità. Per esempio, in questo caso utilizziamo la stessa alimentazione, chiamiamola di disturbo, del probe che abbiamo utilizzato finora, quindi un generatore sinusoidale al variare della frequenza con le ampiezze dovute. Decidiamo anche di generare i segnali che sono di uscita dall'integrato verso le net, terminiamo i cavi su dei carichi opportuni e vediamo di utilizzare o meno il choke. Rimane l'utilizzo di uno stabilizzatore di rete per fornire un'alimentazione di 12 volt. In questo contesto, fatta l'analisi, possiamo andare ad analizzare una serie di quantità. Per esempio, possiamo andare a rappresentare le tensioni ovviamente generate come segnale di uscita del chip e le corrispondenti tensioni sul carico dovute in presenza del disturbo. Questo grafico ovviamente è per il valore nominale della frequenza che stiamo analizzando ora, ovvero di 10 volte a 100 MHz come risultante dall'analisi precedente. Possiamo andare ad analizzare, per esempio, le tensioni sul pin di alimentazione dell'integrato. Qua lo rappresentiamo insieme ad altre quantità. Per esempio, vediamo il valore di 12 volt fornito dalla batteria pri dall'alimentazione prima delle LISN. Possiamo andare a vedere il segnale di uscita delle LISN disturbato
dalla corrente iniettata, possiamo anche andare a vedere il profilo temporale della tensione di ingresso di alimentazione fondamentalmente del chip, che come entrambe le quantità, come possiamo vedere, sono affette da un ripple a una frequenza, da un segnale di ripple a una frequenza che dipende appunto dalla frequenza del disturbo. Possiamo andare a verificare, per esempio, i profili delle tensioni differenziali, semplicemente si fa una combinazione dei due segnali che utilizziamo. Possiamo andare a rappresentare, facendo fare delle trasformate automaticamente allo strumento, anche gli spettri di qualunque segnale in qualunque punto del circuito. A titolo di esempio, vediamo in questo grafico i risultati per tre valori diversi della frequenza sulla tensione di alimentazione del chip, che come vedete hanno ampiezze, oltre alla frequenza ovviamente, hanno anche ampiezze diverse, dipendentemente dal livello di accoppiamento che abbiamo tra il disturbo e la porta di alimentazione del chip alle varie frequenze. Anche in questo caso possiamo andare a aggiungere un elemento che è rappresentato dal choke e andare a valutare nuovamente le stesse quantità. Per esempio, possiamo andare a valutare nuovamente le tensioni di alimentazione del chip che vediamo hanno dei ripple di ampiezza decisamente più bassa, e questo è ovviamente un effetto che avevamo previsto dipendente dall'uso del choke. Per completare la panoramica, possiamo ad esempio andare a vedere cosa succede quando facciamo variare la frequenza in un range previsto da normativa, quindi in realtà questa banda è anche più larga, per cui possiamo andare a vedere cosa succede al variare della frequenza al segnale differenziale. Il segnale differenziale è un segnale a 10 MHz, e possiamo an anche andare a vedere lo spettro della stessa quantità, in cui vediamo che al variare della frequenza c'è di fatto una riga di frequenza del segnale, uno spettro in realtà con una componente fondamentale che spazza le varie frequenze a seconda del suo valore. Stessa cosa la possiamo fare per rappresentare, per esempio, le alimentazioni all'ingresso del pin di alimentazione del dispositivo al variare di questo segnale di disturbo. Bene, questa era l'ultima slide di questa presentazione, per cui sono a disposizione per rispondere a qualche domanda, e in maniera alternativamente vi invito a contattarmi all'indirizzo email che avete visto nella prima slide.